Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come avete visto dal titolo, oggi vi do il benvenuto in questo nuovissimo video haul. E questa tipologia di video non so se vi piace, ma rifatemi sapere sotto nei commenti, a me comunque gusta un casino registrarla. Allora, queste sono le mie compere che ho effettuato inizio gennaio. Come ben sapete, una volta più o meno al mese faccio un po' di compere beauty, che possono essere skincare oppure trucchi un po' miste. E quindi queste sono le mie compere di gennaio che non ho registrato sotto quel periodo perché appunto non avevo la connessione, quindi ve le faccio vedere oggi e vi lascio quindi a questo video. Allora, in questo beauty haul di oggi ho acquistato principalmente tutto make-up e ho acquistato tutto sul sito di Revolution Beauty, vi lascio sotto in info box il link diretto al sito e i prodotti che ho acquistato si dividono principalmente in tre categorie: ciprie, palette e primer. E queste cose che ho acquistato sono più o meno tutte nuove, comunque uscite recentemente. E vi faccio vedere prima tutti i primer, poi le ciprie e infine le palette. Come potete vedere oggi sono struccata completamente sugli occhi, ho solo una leggera e velocissima base, addirittura neanche ho utilizzato il fondotinta, solamente un primer. Perché appunto andremo a utilizzare una palette oggi e testarla per la prima volta insieme, non so cosa aspettarmi, comunque da Revolution Beauty mi aspetto qualcosa di veramente bello. E iniziamo con il primo prodotto. Il primo prodotto è della categoria primer, è un primer in olio che dovrebbe rifarsi un pochino a Smashbox. E questo primer non l'ho ancora provato, come potete vedere è chiuso. Se volete qualche recensione o un testiamo insieme di qualche prodotto, fatelo sapere nei commenti. Oggi vi ho fatto vedere un pochino, cerco di andare veloce e farvi vedere un pochino i prodotti a raffica. Dopodiché, sempre della linea Revolution Pro, di cui avevo poca roba, ho preso questo primer ultra leggero. Ho preso un primer super idratante per gli occhi, le recensioni sul sito sembrano molto positive, quindi incuriosita l'ho acquistato. Stessa identica cosa, idratante però questa volta per il viso, e questi qui con questo pack sono veramente nuovissimi. E primer levigante, sempre primer nuovissimo, appena arrivato sul sito, di questo è di Makeup Revolution, non di Revolution Pro, sono comunque ancora tutti impacchettati, come vi dicevo fatemi sapere sotto se volete un testiamo insieme. Per i primer ho finito, dopodiché vi faccio vedere le ciprie, le ho messe tutte insieme in questo contenitore che tengo nella mia Makeup Station. Questa qui è di Kiko, infatti non ho acquistato la cipria in polvere libera bianca perché l'avevo già di Kiko e non mi piace avere doppioni visto che già ho tanta roba. Allora, le ciprie che ho preso è la cipria banana, che è un best seller della marca, penso la conosciate tutti. Dopodiché è stata fatta recentemente la versione banana light, che penso sia anche adatta alla mia carnagione visto che è molto molto chiara. La cipria pesca, per le carnagioni un pochino più scure, credo la utilizzerò praticamente solo in estate. Lace, un pochino rosata, l'avevo compatta ma non libera, ecco quella libera quindi. E poi beige, che credo anche questa andrò ad utilizzare d'estate. Queste cipre ho utilizzato solamente la banana, che appunto vi dicevo è il best seller del brand. E mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuta tantissimo la stragrande maggior parte delle ragazze, quindi dopo andrò ad utilizzare anche le altre e vi faccio sapere. C'erano anche altre cipre, forse una o due, però erano veramente scure, per pelle veramente scure, quindi non le ho acquistate perché non l'avrei mai potuto utilizzare. E passiamo ora alle palette. Ho acquistato tre palette. Ho acquistato in primis questa palette, che era una vita che la cercavo, era sempre, sempre, sempre sold out. Ogni volta che la rimettevano non facevo in tempo a caricare la carta, andare a comprarla, e era già sold out. Finalmente dopo, sembra 4 mesi, sono riuscita ad averla, ed è bellissima. Ha tutti i toni prevalentemente del marrone, però si può giocare anche con un po' d'argento, un po' di bordeaux. Non l'ho ancora utilizzata, come vedete è intatta, sempre del brand Revolution Pro, e credo che presto farò magari un testiamo insieme, magari fatemi sapere anche sotto nei commenti. Dopodiché faccio vedere l'ultima cosina che oggi andremo a testare, e sono queste due bellissime palette Glitter Palette, che vedete il packaging è stupendo. Altro acquisto fatto solamente per il packaging. No, scherzo, credo anche mi piacciono comunque sia i loro colori all'interno. La fantasia è veramente bella. C'era anche un'altra variante che è purple. Questa è One True Love, la rosa. Starry Eyed, che si fa all'emerald di queste palette. Credo si facciano entrambe a quelle lì di Huda Beauty, quelle piccoline. Emerald e adesso non ricordo la piccolina rosa di Huda Beauty.
Come vi dicevo, c'era anche la purple, ma non l'ho presa perché tanti toni che comunque avevo già in altre palette. Mi sono soffermata su questi due e visto che oggi sono vestita un po' di rosa cipria, andrò a utilizzare questa e vi faccio vedere appunto come sono all'interno. I toni sono bellissimi, questa devo dire che si fa un pochino alla Naked Sherry, credo. Qualche tono è molto simile. Dopodiché l'altra, che secondo me è stupenda, altrettanto valida. Eccola qui, i toni sono spettacolosi, però magari no, è un po' di toni azzardati, magari non ando ad utilizzare tutti i giorni, visto che i colori sono un po' molto molto decisi. E visto che oggi appunto, come vi dicevo, sono vestita così, andremo a utilizzare questa qui e vi farò vedere magari toni un pochino più difficilini da abbinare, come questo, questo e questo. Vi farò vedere la semplicità, come in realtà si possono abbinare e utilizzare anche tutti i giorni. E quindi vi lascio al mini tutorial barra first impression di questa palette e a tra pochissimo. Allora ragazzi, cerchietto nei capelli, palette e pennello alla mano, vado a iniziare questo look utilizzando, come vi dicevo, uno dei toni più eccentrici di questa palette che possa essere questo. Lo prelevo con il pennellino da sfumatura, sempre già molto burroso e pigmentato, il che mi piace molto, e lo metto nella piega palpebrale di entrambi gli occhi. Ecco qui finito, come vi dicevo è molto burroso e pigmentato e questo colore quindi ci piace. Dopodiché vado a mettere questo marrone barra bordeaux nella fine della piega palpebrale, sfumandolo verso l'interno in entrambi gli occhi, logicamente. Ok, ora unisco i colori sfumando nella piega palpebrale. Una volta che ho più o meno unito entrambi i colori, vado a prelevare con il dito questo colore oro e lo metto. Wow, molto pigmentato! Lo vado a mettere all'inizio e anche un pochino al centro dell'occhio per donare luce al look. Wow! È solo una passata questa, quindi direi che per il momento questa palette è decisamente promossa. Ok, adesso vado a aggiungere un pochino di questo scuro anche nella parte palpebrale inferiore. Questo pennellino piatto. Ok, direi che questo semplice e veloce look si è già completato. Ci lasciamo un secondo, metto eyeliner e mascara e vi mostro il risultato finale. Eccomi qui al look completato. Giudicate voi, a me la palette è piaciuta veramente tanto. Come vi dicevo, avevo buonissime aspettative. Nessuna palette di I Love Revolution mi ha mai, mai, mai delusa. Infatti, ne ho veramente tantissimissime. Questa la trovo stupenda. Ovviamente, i prodotti. I colori, quelli più burrosi sono i matte e quelli un pochino più secchi sono gli shimmer, ma logicamente questo vale un pochino per tutte le palette. A me questa è veramente mi è piaciuta tanto, credo poi mano a mano adesso inizierò ad utilizzare anche tutti gli altri prodottini che ho acquistato. E spero quindi a questo punto che il video vi sia piaciuto, che vi sia piaciuto anche il look, ma anche il video, e se così fosse lasciate un bel pollice in su. Per chi non è ancora iscritto, invito come sempre a iscriversi cliccando qui sotto e noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovissimo video. Baci!